Salve, sono Mattia Cappello, ci troviamo qui nell'azienda agricola Biancaterra La Chianina, sono da 30 anni anche più che alleviamo chianina qui nella bassa padovana. La nostra mission principale è il benessere animale e la massima alimentazione senza compromessi. L'alimentazione che abbiamo studiato per le nostre chianine l'abbiamo studiata assieme ai tecnici Tecnozoo, integrandola nei vari anni con i prodotti vitaminico-minerali della Tecnozoo, studiata sia per le parti dell'ingrasso nei bovini e nelle manze e sia nella parte della fertilità per le vacche in riproduzione. Siamo riusciti a raggiungere degli ottimi risultati di fertilità nelle nostre chianine grazie a un prodotto della Tecnozoo, il Tecnofertil, che usiamo tutti i giorni nella razione delle nostre vacche e ci aiuta moltissimo a migliorare la fertilità delle nostre chianine sia al momento del parto per il concepimento e sia anche durante l'allattamento e la gravidanza del vitello. La nostra alimentazione è composta soltanto di cereali di prima qualità, fieno, erba medica, paglia, miscelati con gli integratori Tecnozoo, Tecnofertil e Bovifermix per quanto riguarda i bovini. Noi siamo stati una delle prime aziende ad usare il Tecnofertil e il Bovifermix, che adesso è diventato FB Mixoe, e abbiamo avuto eccellenti risultati nella riproduzione e nell'incremento di carne dei nostri bovini all'ingrasso. Siamo arrivati anche a oltre 1,8 kg, 1,9 kg al giorno. Anche grazie a questa alimentazione composta solo di cereali medica e l'integrazione del Tecnofertil, siamo riusciti ad acquisire un anno a Bastia Umbra il premio Lucio Migni, che si basa sulla fertilità della bovina. Noi di Biancaterra ci teniamo particolarmente al benessere animale e, come potete vedere, questo per noi è il benessere animale: impagliare gli animali ogni mattina in paglia pulita, in modo che in questa stalla, che purtroppo non riuscite a sentire, non c'è aria di ammoniaca e quindi gli animali respirano aria pulita, mangiano un alimento sano e crescono bene. Dalla genetica, dal benessere, dall'alimentazione ricaviamo questi prodotti che sono per noi il top, il massimo della chianina. Per questo noi non vogliamo mai abbassare il livello di qualità della nostra alimentazione, dei nostri animali, perché il prodotto finito deve essere sempre al massimo della qualità.